Era stato annunciato come un fine settimana da bollino nero, ma è stato momentaneamente derubricato in rosso su tutte le strade del nord-est. L'esodo prima di Ferragosto ha fatto registrare principalmente rallentamenti lungo le principali arterie stradali. In Veneto verso il confine con il Friuli Venezia Giulia in direzione di Slovenia e Croazia, nel Veronese in direzione del Lago di Garda e nel Veneziano verso le spiagge del litorale. In Friuli Venezia Giulia una coda di 4 km si è fermata all'altezza della barriera dell'Isert in ingresso a Trieste, uscita per i turisti diretti in Slovenia e in Croazia. La centrale di Autovie Venete monitora costantemente i volumi del traffico e in collaborazione con i colleghi veneziani di CAV stabiliscono le opportune deviazioni di sfogo momentaneo dei flussi più abbondanti, come accade per esempio con il tratto A27 che viene caldamente consigliato per bypassare velocemente, pur se con qualche chilometro in più, la tratta di confine fra le province di Venezia e di Udine, quindi tra le due regioni sulla A4. In Trentino Alto Adige traffico sostenuto già dalla mattina in Val Pusteria in entrambe le direzioni dall'uscita dell'autostrada a Bressanone Varna fino a San Candido. Rallentamenti con code per traffico intenso si verificano intanto sull'autostrada del Brennero in direzione nord fra Nogalore Rocca e San Michele e in direzione sud tra Chiusa e Ala Avio. In vista dunque di due giorni difficili per il traffico intenso, sono stati organizzati piani di gestione dell'esodo con lo stop al transito dei camion dei tir fra le 8 e 22 di sabato e le 7 e le 22 di domenica.